libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Problematica è proprio campo sportivo. Prego, consigliere Mario. Intanto, Presidente, io prima di entrare nell'argomento volevo fare una precisazione. Intanto la ringrazio per aver celermente convocato il Consiglio su quest'ordine del giorno, non per la mia richiesta, ma anche, diciamo così, se in breve tempo, per la specifica richiesta che volevo fare. Perché nell'ultima seduta, quando io chiesi che venisse rinviato, tipo rinviato, non rinviato, il punto all'ordine del giorno, lo chiese perché mancava il maggiore interlocutore in questo caso, che è il sindaco, in questo caso è il sindaco. Quindi mi sembrava inopportuno intervenire o fare interventi che magari avessero toccato la persona del sindaco, non essendo presente. Ma il mio costume è che quando devo dire qualcosa, voglio che il interlocutore sia sempre presente. Sono contento che stasera ci sia anche il sindaco. Poi è successo anche un altro episodio, che io magari incautamente significa nella mia libertà di espressione, ho chiesto, che mi sembrava legittimo questo rinvio, che pensavo che anche i colleghi ero d'accordo, l'avrebbero voluto che il sindaco presente, quasi sono stato accusato di non volere discutere questo problema. Ed io non solo, e qualche consigliere, quasi dicendo, ma come? Consigliere Bonafini prima ha chiesto poi se è ritirato, cioè, perché quando ho visto che i colleghi erano d'accordo, io mi sono adeguato ai colleghi, cosa che i colleghi purtroppo non hanno capito, hanno usato una loro espressione dicendo solo il consigliere Campoforte e il consigliere Cavallo vogliono parlare di questo. Non è anche il consigliere Bonafini, perché non perché l'ho firmato, perché non tengo la parola a nessuno, perché ritengo che sia un problema estremamente importante e da affrontare. Allora, entriamo nel merito delle altre cose. Ritengo che il consigliere Bonafini non abbia né di bisogno e non accetta lezioni di comportamento da nessuno. Perché la mia correttezza e la politica che ho sempre svolto non si vede ora che siamo all'arrivo, ma si è vista nei 4 anni, 5 anni che ho svolto il mio ruolo. Uno dei pochissimi consiglieri del
rimasto sempre al suo posto, uno dei pochissimi consiglieri che ha portato e sta portando avanti il programma nella coalizione in cui è stato eletto, uno dei pochissimi consiglieri che ha mantenuto sempre il suo ruolo per come è stato votato, per come è stato votato, per come è salito con un gruppo di minoranze, si è svolto sempre però all'insegna della correttezza e del non sempre, spesso ho aggredito, spesso sono stato pesante, spesso sono stato morto duro, però sempre nella massima correttezza e onestà intellettuale. Entrando nell'argomento, per quelli che sono i dati che io ho, signor Sindaco, ritengo che le responsabilità su questo esproprio siano molte da parte un po', diciamo così, di tutti, sia dell'amministrazione che c'è in questo momento e sia anche, a quello che ho detto, delle amministrazioni che si sono succedute. Perché nel momento in cui questo contenzioso nasce nel 1935, tempo del fascismo, viene espropriata una parte di questo terreno, incontrata Bozzetta, la del Bianco, che cede al signor Eugenio Paviera il credito, cioè a dire ti riconosciamo questo credito, l'accetta, perché se non l'avesse accettato non l'avrebbe ceduto al signor Eugenio Paviera, con atto notarile. Nel 36 il completamento degli atti quando il figlio Andrea, quindi non viene espletato questo completamento di atti, perché il figlio Andrea era minorenne e si chiamava il figlio Andrea D'Aragna. Nel 50, con sentenza di appello, viene respinta la richiesta della signora, perché nel 48 la signora si rivolge all'autorità giudiziaria per essere reintegrata nel possesso. Nel 50 la Corte d'Appello gliela respinge. Nel 53 20 avvia la procedura per l'esproprio delle particelle, che sono 435 e particella 509. La prima già espropriata è pagata, dico è pagata, sottolineato, è pagata. La seconda di proprietà della del Bianco, nel 61 la signora del Bianco viene riammessa nel possesso dal Tribunale. Il Comune prosegue sempre con le procedure di esproprio nella progettazione e strutturazione del campo sportivo. Nel 74 la signora del Bianco uscì dal Comune contestando l'importo d'esproprio da terreno agricolo al terreno fabbricato. E qui devo dare atto, cosa che io supponevo, che ci fosse la mano di questa amministrazione, devo dare atto che praticamente nel 74 c'erano delle amministrazioni passate dove non c'entra questa amministrazione. Però nel 2003 la sentenza del primo grado condanna il Comune e riconosce alla signora l'usufruttuario della posizione del pagamento di 279.000 euro. Nel 2006, in fase di dissesto, la commissione del dissesto paga alla signora 658.000 euro. Quindi la signora che è salvata. Questo prezzo nel 2006, nel 2012 il Tribunale conferma l'appello, la precedente sentenza. Nel 2012, signor Sindaco, siamo alla sentenza d'appello che è stata data alla signora, è stata data ragione dal Tribunale d'Appello, ma poi il vostro avvocato non ha fatto il corso
fatto grave per te, soprattutto perché il governo, non so se sicuramente mi avrà messo a conoscenza. Vedete che il tribunale, la Corte d'Appello ci ha dato poco, quindi mi avrà messo a conoscenza. Ma nel momento in cui mi ha messo a conoscenza, anche se lui riteneva che non c'erano gli elementi per poter vincere questa causa, si doveva combattere fino all'ultimo degli interessi del paese, cioè gli interessi di quella che giustamente, poi come dicono alcuni interlocutori, nell'interesse dei cittadini, che quindi stiamo veramente di una somma di 6 milioni di euro, che poi la vedremo nell'equilibrio di bilancio, viene messa che poi è sostanziale per il comune di Piero da Carica, virtuale per il bilancio, perché la mettiamo in uscita ma la dobbiamo mettere anche in entrata come spesa. E quindi, signor sindaco, io dico, e mi permetto di dire, io credo che lei oggi, oltre oggi che è sindaco, che da una quindicina d'anni, vent'anni che fa parte, voglio dire, di me, no? Ora lei come mi spiega, signor sindaco, che una persona a un certo punto dopo 40 anni se ne esce dicendo il mio terreno non era agricolo ma il mio terreno era edificato, e ora, o se non era, poteva diventare edificato e ora me lo dovete pagare come terreno edificato. Secondo me, voglio dire, se non c'è un pool di tecnici, di avvocati e di gente che sostiene queste signore, secondo me queste signore non potevano mai arrivare a poter avere una decisione del genere. È stata consigliata, dico da chi sicuramente, qui stiamo parlando del 74, perché nel 74 li hanno riconosciuto che era edificato. Però quello che è il punto fermo e cruciale, dove io praticamente ho le mie riserve, è nel fatto che ci sia stato un po' di accondiscendenza in questa situazione, se non poco. Perché il fatto che non sia stato fatto ricorso, il fatto che non sia stato portato a conoscenza di questo Consiglio Comunale, perché nel 2011 c'era questo Consiglio Comunale, voi altri non avete portato a conoscenza di questo Consiglio Comunale, che praticamente avevamo perso l'appello, e lei aveva il dovere politico, civico e sociale di dire: signore, facciamo, riuniamo un Consiglio Comunale e decidiamo tutti assieme quello che bisogna fare. Io credo che nemmeno la Giunta ha deciso di non fare appello. Io dico che è stata abbandonata questa cosa così. Lei mi consente, signor sindaco, che sulla base di questo, perché qui si tratta veramente di una situazione abbastanza grave, io personalmente mi permetto di chiedere che questa pratica venga messa all'attenzione della Corte dei Conti, perché è giusto così. Noi non possiamo soccorrere a pagare 6 milioni di euro per mandare in distretto il comune. Facciamo vedere la giudicare alla Corte dei Conti. Se la Corte dei Conti decide che è giusto pagare, va bene, ci assumiamo anche chi non ne ha la responsabilità. Ma io non credo che noi possiamo sempre fare discorsi, bisticciarci in questo Consiglio Comunale con una situazione del genere. Io credo che sia opportuno, veramente per fare, segretario, che questa pratica venga
mandata alla Corte dei Conti, che sia la Corte dei Conti a giudicare se una pratica che può andare avanti, se è legittimo il pagamento, non è legittimo, perché io ritengo che non sia assolutamente legittimo pagare questi 6 milioni, perché la signora è stata pagata, è stata pagata nel 2006, è stata saldata, quindi ritengo che questo pagamento sia assolutamente illegittimo, ma mandiamo alla Corte dei Conti, è stata la Corte dei Conti, secondo il sottoscritto, a decidere cosa fare. Grazie consigliere Bonetti. Ha chiesto la parola il consigliere Gambacorta, prego. Grazie Presidente, è un intervento che incomincerò, io premo un po' a due braccia, un po' io, un po' il capogruppo e il consigliere Galata, in merito alla problematica del campo sportivo. A proposito vorrei richiamare l'attenzione della richiesta di convocazione straordinaria di cui al protocollo 9241 dell'11 aprile del 2014 e precedentemente del FAP dicembre 2013, cioè 10 mesi fa. I fatti che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio, dell'opinione pubblica, si riferiscono a una sentenza della Corte d'Appello di Messina del 2 marzo 2011, che poi è diventata definitiva il 16 aprile 2012, perché il Comune di Naxos non l'ha eseguita e che condanna l'ente a pagare per l'esproprio del terreno su cui sorge il campo sportivo la somma circa di 6 milioni di euro. Un documento che è stato letto in aula consigliare il 17 aprile 2014 ed è allegato alla delibera numero 14 adottata dalla maggioranza consigliare predata, spiega dettagliatamente l'enorme anomalia che ha portato alla sentenza di primo grado e alla successiva sentenza di appello. In detto documento che è stato detto in aula sono stati riferiti fatti e circostanze assolutamente taciuti nei giudizi di primo e secondo grado, quali il decreto di espropriazione permanente e definitivo della Regione Sicilia, con in allegato la pietanza di pagamento. In questo decreto di espropriazione, vediamo con il consigliere, con il allegato la pietanza a favore della Del Bianco relativa all'indennità di espropriazione dovuta alla ditta espropriata, in cui si dimostra che al di là di ogni ragionevole dubbio che per ragioni di pubblica utilità il Comune aveva provveduto ad espropriare e a pagare il terreno su cui sorge il campo sportivo sin dal 12 novembre 1974. Potete vedere la finanza di pagamento e potete anche vedere il decreto dell'assessore al turismo, comunicazione e trasporti della Regione Sicilia. In prima pagina, nell'ultimo capoverso, in seconda pagina, dice: considerato che entro 30 giorni, vista la relazione di stima dell'indennità effettuata dall'ufficio tecnico erariale di Messina in data 26/9/74, vista l'ordinanza del Tribunale di Messina in data 9/11/74, con la quale è stato disposto il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di espropriazione dovute alle singole ditte elencate nel dispositivo
del presente terreno, vengono pronunciate l'espropriazione, l'autorizzazione, allora che la dopo decreta, e pronunciate l'espropriazione e autorizzata l'occupazione permanente e definitiva in favore del comune di Giardini dei beni immobili sotto elencati, siti dal territorio dello stesso comune, in indipendenza dei lavori di costruzione che un campo di calcio. E poi ci sono, se le leggere sotto, le indennità che sono state corrisposte, anche quella Valentino Salvatore, Leonardo Giardini, eccetera, eccetera, che non ha fatto alcuna risposta. Come vedete, la pietanza è della tesoreria provinciale dello Stato. Non si capisce perché questo decreto che sancisce il possesso del bene oggetto da parte del comune non sia stato considerato in entrambi i gradi di giudizio. Successivamente, in una riunione informale il 24 maggio di quest'anno, presente il sindaco, il segretario comunale, il presidente del consiglio, l'avvocato Merlo, diversi consiglieri comunali ed assessori, alla considerazione che la Dal Bianco aveva montato la causa al comune su niente, in quanto la proprietà era stata acquisita dal comune e da lei era stata modificata in maniera il decreto di esproprio, qualcuno in quell'occasione ha detto: allora questo è un furto. Da sottolineare che in quella sede è stata data ai presenti copia del decreto che abbiamo distribuito stasera, ma i presenti, immagino quelli intervenuti, l'avessero già, perché se non l'avevano letta, perché faceva parte di quel composto fascicolo che l'altro consumatore aveva consegnato al sindaco, che il sindaco prontamente aveva girato all'avvocato. A conclusione di detta riunione, il sindaco e i consiglieri di maggioranza presenti si erano assunti l'impegno di convocare in tempi brevissimi il consiglio comunale straordinario. I tempi brevissimi sono quelli che noi oggi vediamo e vediamo. Ci aspettavamo che di fronte alla presentazione di un documento così importante che sanciva il possesso del bene da parte del comune, cioè di fronte a un fatto nuovo che oggettivamente dimostra quali danni il comune stia oggi subendo, di fronte all'impegno che il sindaco e la maggioranza si erano assunti nella riunione del 24 maggio 2014, il Presidente del Consiglio si sarebbe subito attivato per convocare il Consiglio Comunale straordinario richiesto l'11 aprile 2014 per discutere e determinarsi sui provvedimenti da adottare. E invece, nulla, vuoto, tanto che i consiglieri di minoranza, Cavara, Bernacorta, Bonaffini e del gruppo Futura si vedono costretti ad inviare i consiglieri comunali in data 27 giugno 2014 una lettera aperta per richiamare alle loro responsabilità. Dopo l'invio di questa lettera, che non dirò che è stata data, è stata anche pubblicata sulla Sicilia in data 29 giugno, dopo l'invio niente, assolutamente niente, fino ad oggi niente. Risulta evidente che la maggioranza sta vivendo con estremo fastidio, sicuramente, tutta questa vicenda. Probabilmente che non risolvono superiori compiti, quale ad esempio portare in aula e adottare il piano regolatore, un programma al meglio, una stagione turistica a del poco eccellente. Probabilmente. Davanti a tanta sufficienza, davanti a tanta superficialità, a difesa e tutela dell'interesse dell'ente e dei nostri concittadini, per i fatti nuovi vengono citati e documentati, quale il decreto di espropriazione permanente e definitivo della Regione Sicilia sul terreno su cui sorge il campo sportivo, che sancisce il possesso del bene in oggetto da parte del comune sin dal 12 novembre.
volendo far luce sull'intera vicenda al fine di evitare danni erariali all'ente, ritenendo che esistano tutti i presupposti per avviare una procedura giudiziaria volta ad annullare le sentenze e quindi i debiti del comune, abbiamo deciso di non aspettare e di mettere un punto e di inviare tutto il carteggio in nostro possesso alla Corte dei Conti e agli organi superiori preposti per gli approfondimenti e le determinazioni di loro competenza. Non potevamo aspettare troppo tempo, i cittadini di Giardino non potevano aspettare tutto questo tempo che il Consiglio Comunale si riunisse per la problematica del campo sportivo. In ultimo, siamo in possesso di un altro documento che riteniamo decisivo, forse anche risolutivo, che presentiamo oggi ai consiglieri comunali. Presidente, Presidente, vi diamo ai consiglieri la misura storica della particella 435. La misura storica della particella 435 che dimostra che il 12 novembre del 1974, per effetto del decreto di protezione della Regione Sicilia numero 399-14 del 12-11-74, registrato in Taormina il 2-12-74, la proprietà del terreno su cui sorge il campo sportivo viene trasferita dalla del Bianco Calanda al comune di Giardini. Basta andare in seconda pagina, guardare la misura storica dell'immobile che si legge dal basso verso l'alto, in cui i primi intestatari, la Calanda Andrea di Mariano, Padre Bianco Maria, Giuseppe Rosario Calanda, erano atti derivanti dal decreto di disposizione dell'autorità del 12-11-74, rogante il segretario di allora Parisi, trasferisce la proprietà del campo sportivo al comune di Giardino. In questa misura storica, sinema dalla data del 2-12-74, il comune di Giardino è proprietario del campo sportivo. Bastava fare una semplice misura cadastrale per stabilire chi fosse il proprietario. Risulta strano che in tutti questi anni tutti i soggetti preposti alla tutela e alla salvaguardia degli interessi dell'uomo non abbiano pensato a una cosa così semplice, andare a fare una misura cadastrale di professore. Dopo ciò, signor Presidente, abbiamo preparato un esposto denuncia da inviare alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica che adesso è. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale. Oggetto esposto denuncia contro ignoti a difesa e tutela del comune di Giardini Naxos e dei suoi cittadini, cosa che ci aspettavamo dovesse essere già fatta molto tempo fa. I consiglieri comunali cittadini di Giardini Naxos firmatari espongono quanto segue.
i fatti che sottoponiamo alla vostra attenzione si riferiscono a una sentenza della Corte d'Appello di Messina del 2 marzo 2011, diventata definitiva il 16 aprile 2012 perché il comune di Giardini Naxos non l'ha impugnata, che condanna l'ente a pagare per l'esproprio del terreno su cui sorge il campo sportivo la somma di 6 milioni di euro. Un documento letto in aula consiliare il 17 aprile 2014 spiega dettagliatamente l'enorme anomalia che ha portato alla sentenza del primo grado e alla successiva sentenza di appello. In detto documento vengono riferiti fatti e circostanze assolutamente taciuti nei giudizi di primo e secondo grado. Il decreto di espropriazione permanente e definitivo della Regione Sicilia del terreno su cui sorge il campo sportivo, che sancisce il possesso del bene in oggetto da parte del comune.